Siamo all'interno della chiesa di San Giacomo di Bellagio, basilica romanica a tre navate. La comunità di Bellagio vuole ricordare qui Teresio Olivelli, che è stato recentemente beatificato. Qui hanno posto l'immagine. Pierfranco, tu hai fatto una ricerca approfondita sulla figura di Teresio Olivelli, che tra l'altro è proprio nato qui, nella casa di fronte alla chiesa. Di fronte a noi è nato il 7 gennaio, come viene riportato qui, del 1916, ed è stato battezzato in questa chiesa il 16 gennaio del 1916. Quindi 100 anni fa. 100 anni fa. Diciamo che... Teresio Olivelli è nato a Bellagio, è nato proprio qui di fronte e ha un legame, c'è un legame forte con Bellagio, anche se la famiglia Olivelli non è bellagina di origine, è venuta a Bellagio perché il padre aveva trovato come lavoro la conduzione economica di Villa Giulia. Si trova a circa 500 metri esatto, da qui dal centro. E per un lungo periodo avevano abitato... Prima della prima guerra mondiale avevano abitato appunto in Villa Giulia, nelle strutture riservate diciamo ai dipendenti di Villa Giulia. Sì, perché è una villa molto grande e aveva anche tanti dipendenti sia nell'amministrazione della casa che in quello che era la campagna intorno con tutta la produzione. Esatto. La madre, Clelia Invernizzi, era la sorella di Don Rocco Invernizzi, che allora era arciprete in Tremezzina. Oltretutto aveva anche una carica importante in seno alla nomenclatura vaticana, per cui era un personaggio molto colto, molto religioso, un personaggio che era capace di confessare in 5 o 6 lingue i fedeli che arrivavano, era poliglotta, era una persona che influì moltissimo sulla figura di Teresio. Infatti Teresio lui è cresciuto con una forte fede religiosa che ha tenuto per tutta la vita e lui fin da ragazzo si era impegnato nell'azione cattolica, esatto. In quello che... Poi comunque loro non sono rimasti qua a Bellagio per molto tempo, quando Teresio aveva circa 8-9 anni si sono trasferiti. Sì, perché cosa è successo? Nel 1915 l'Italia entra in guerra, il padre viene richiamato, proprio mentre la madre è in attesa di Teresio, viene richiamato e a questo punto deve lasciare al servizio militare deve lasciare la villa. Lo zio trova questo appartamento proprio qui di fronte, dove poi nascerà, di lì a poco nascerà Teresio. Ci sarà sempre questo, come hai detto tu, poi ritornano nella Lomellina, perché ritornano a, diciamo, alle vecchie attività di famiglia, ma Teresio Olivelli studiato, è stato anche il più giovane rettore italiano di un collegio, per esempio. Ha aderito all'inizio aveva aderito al fascismo, ma ne prese quasi subito le distanze quando capì dove stava andando. E quindi lui a quel punto lì, quando ha capito che il fascismo era una dottrina sbagliata, lui ha sempre mantenuto la sua fede. E con questo si è posto un po' dalla parte dei partigiani, diciamo. Sì. Però c'è tutto un cammino di maturazione. Teresio Olivelli avrebbe potuto evitare di finire in Russia, ma lui si offrì volontario di andare in Russia, non perché condivideva questa, chiamiamola, invasione della Russia da parte di Mussolini, ma per essere a fianco a chi dice: perché loro devono andare a morire, devono andare a soffrire e io no? Chi sono io per rimanere a casa? Io devo seguire i miei uomini, devo seguire i miei sì. Perciò lo fece con spirito ecumenico. Andò in Russia, poi ritornò in Italia, ebbe anche contatti, come giustamente hai detto tu, con i partigiani, fu un cofondatore del giornale Il Ribelle, nota Il Ribelle, cioè colui che si ribella, che fa una scelta di vita epocale, e finisce purtroppo arrestato per queste sue convinzioni. I tedeschi e i fascisti lo vedevano proprio male, lo vedevano malissimo.
anche perché aveva una certa presa sui militari e sul popolo, poteva costituire una spina nel fianco. Io ho letto che lui, quando era comunque in prigione, anche quando era in Russia come soldato, pregava, invitava, sì, a pregare, esatto. Aveva anche scritto una sua preghiera nel periodo del ribelle, ha scritto proprio la preghiera del ribelle. La preghiera del ribelle, esatto, l'ha scritta, ha scritto questa preghiera del ribelle, non solo, ma quando lui finì nel campo di concentramento, anzi, diciamo che prima è passato anche per Fossoli. Fossoli è il campo di concentramento italiano, e questo è un episodio dimenticato. All'ecco c'è via caduti Lecchesi e Fossoli, però nessuno sa chi sono questi caduti e nessuno sa cos'è Fossoli. Fossoli era un campo di raccolta in Italia di persone che erano destinate ai campi di sterminio, non di lavoro. Quindi destinati a morire. Destinati a morire. E lui finì peregrinando per i vari campi e pensa, ha tentato 7 volte la fuga, 3 volte gli è riuscita, è ritornato in Italia, poi alla fine è finito in un campo di concentramento, si privava del cibo per darlo ai suoi compagni, esatto, coi quali, sì, pregava ogni giorno. E Erbruck difese un soldato che stava per essere picchiato dal capò, questo era un ucraino, lo difese e venne colpito più volte anche allo stomaco, morì dopo un'agonia lenta, dopo parecchi giorni. Morì il 17 gennaio il 17 del 45. Gennaio. Notare, nascere in gennaio, come dice qui il 7, il 16 viene battezzato e il 17 gennaio muore. Del 45. Del 45. E visto questo suo impegno, vista questa sua grande fede, questo suo impegno, anche questa scelta, perché poi lui è morto perché ha scelto di seguire anche i compagni, esatto. E visto tutta questa perché insieme loro, sì, di cose, no. E visto tutto questo è stato beatificato. Sì, recentemente è stato beatificato. Venerabile, perciò beatificato, persona che, come dire, gode di questo status che la Chiesa Cattolica dà, ma io vorrei dire anche da laico, è una persona che va rispettata, tanto, venerata, di cui bisogna continuare a tenere viva la sua memoria. Esatto, è giusto.